Caro grande saluto a tutti gli amici di Sala Giochi 1980, siamo ancora qua ragazzi alle nostre ormai famosissime recensioni di Alex. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi. Allora, stasera parliamo di un grande titolo, insomma non ve lo sto nemmeno a spiegare, appunto il super grande invece il grande Super Mario Bros. 3, un gioco di Nintendo sviluppato e pubblicato nel 1988 in Giappone e nel 90 se non sbaglio è arrivato in America e nel 91 poi in Europa, insomma nella vecchia Europa, nel vecchio caro continente. Allora, l'ideatore è il grande Miyamoto che praticamente si è messo a lavorare con un team di grandi esperti, insomma che il suo team preferito e hanno dato vita a questo che diventerà uno dei più grandi successi commerciali di casa Nintendo perché ha venduto, se non sbaglio, cose come 20 milioni di copie in tutto il mondo generando un introiti fino a 1,5 miliardi di dollari, quindi 1,6 miliardi, 1,7 miliardi, non mi ricordo di preciso. Comunque, grandissimo gioco, terzo gioco nella saga, insomma, di Super Mario Bros. 3. Poi con il 2 c'è stato un grosso problema, insomma, perché è uscito in Giappone con un nome, poi è arrivato come The Lost Level in Europa e nell'America, insomma ci sono tante cose. Io direi di non dilungarci è bellissima alquanto e di andare a giocare immediatamente. Io giocherò con un pad originale NES, infatti mi spaccherò le mani. Eccolo qua, World 1 Mario 1. Vediamo un po'. Andiamo a fare il primo livello senza indugiare. Allora, la formula rimane intatta, un tasto per correre, cioè il tasto. No, cominciamo subito. Praticamente. Vedete, c'è un tasto per correre di più, se lo tieni schiacciato, l'altro per saltare. E qua cominciano, insomma, tutti i vari nemici. Non c'è bisogno, insomma, di spiegarlo. Eccola qua la trasformazione. E ci prendiamo la nostra bella coda da bestia rara, non so come si chiama, sta animale. Vediamo. Allora, adesso quando sotto arriva a tutto posso iniziare a volare. Vai, si vola, grande Mario, Super Mario Bros. 3, ragazzi, uno dei più grandi giochi. Niente, già ho fatto una cazzata, insomma, sopra c'era un sacco di cose. Per fortuna ho salvato la vita. Eccola qua, perché sennò perdevo pure quella. Niente, ho sbagliato subito, sarebbe ricominciata a capo, però ormai lo sapete. Panze e bocca, perché non mi ricordo. Cucciatele. Niente, se bocca manco qua, se bocca la dice una parte. Allora, vedete, c'è un sacco di segreti. Questi ragazzi, ragazzi, di segreti si scoprono solo vivendo. È che qua c'è il trucco che corri, angolo, sempre la stella, sempre, insomma, spesso la stella. Allora, se non sbaglio, la cartuccia di questo gioco utilizzava un chip aggiuntivo per poter fare lo scrolling, se non sbaglio, in verticale, però lo voglio controllare prima di una cazzata, cosa che mi riesce abbastanza bene a me a dire stronzate, insomma, quando poi dopo vengo smentito immediatamente da tutti quanti, mi dice guarda che non era come dici te, però se non sbaglio già aveva la cartuccia, insomma, il NES non era in grado di fare quella cosa, di fare lo scrolling in diagonale, che ho detto prima in verticale, in diagonale, e praticamente si sono inventati questo chip aggiuntivo che hanno aggiunto alla scheda. Però i più esperti, insomma, poi sapranno dirmi com'è andata veramente nei commenti, quindi ditemelo. Allora, scendiamo qua che ci apriamo un po' di sordarelli. Vai. Pigliamoceli tutti i sordi perché anche qua, vedete, poi ci sta praticamente il cambiamento con il vero e proprio Super Mario e anche. Ah, dai, a ciò fatto, dai, che mi finisce il tempo. E anche, insomma, che ci sono degli item che si possono collezionare, come, insomma, il martello, insomma, c'è cioè diverse cose che si possono collezionare per poi essere utilizzate in momenti, insomma, più. Ah, oh, mi sono fatto chiappava, vaffanculo, come te. In momenti, insomma, più avanti del gioco. Vai, arpigliamola subito. Vai, grande Ale. Occhio, qua sicuramente casco sempre di sotto. Occhio. Aie, famoci, eh. Occhio, piano, che non ci corri ad unisciu. A stella! C'era la stella che ti dà praticamente l'imbattibilità, invisibilità, chiamatela come cazzo vi pare. Forza tutta ad un fiato, stellona! No! Non ci ho chiappato, mi sa prende proprio sull'angolo quando sei a tutto. E praticamente generalmente dà quasi sempre la stellona. Allora. Eccolo qua, ci sono anche dei giochi aggiuntivi, vedete, andiamo a fare un bonus. Line up the pictures and get a prize. You only get one try. Cioè, è solo una prova, un tentativo. Allora, selezioniamo a stella. No, che ho schiacciato. Niente, mi sono sbagliato. Ho visto Viango, ho schiacciato.
tre diversi, gli fa falli, no, 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 niente, il bonus praticamente, ragazzi, è andato a farsi fottere immediatamente. Andiamo a fare castello, forza, 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 forza. Vediamo un po'. Qui, ragazzi, c'è da starci attenti, perché io non è che lo gioco tutti i giorni. E che me... Vai il fiore, almeno spariamo. Questo poi è uscito anche su... Nel 93, se non sbaglio, su Super Nintendo, con la raccolta Super Mario All Stars, dove c'era appunto il primo Super Mario. Mario! Lost Level, porco diavolo! E insomma, e altri titoli. C'è anche, insomma, quello di The Lost Level, quello che originale, insomma, che non è mai uscito in Europa e in America, praticamente, che si chiama Lost Level, The Lost Level, che però effettivamente è il Super Mario Bros. 2, che è uscito Super Mario Bros. 2 praticamente in Giappone, che c'è tutta una storia dietro, non è questa la sede opportuna, insomma, ne parleremo quando andremo a fare appunto The Lost Level. Allora, ammazziamo un po' su imbecille. Mamma mia, tanta cara. Due, tre botte, forza, forza, forza. Vai, dacci questo premio che andiamo direttamente. Forza, andiamo a vedere. Dove ci porta? Eccolo qua. Allora, qua l'abbiamo fatta. Andiamo giù al livello numero 5. Questo, se non sbaglio, ecco, stavo a dire, è uno di quelli che mi sta antipatico. Insomma, vai. Qua si monta suoni su una parte. Occhio Ale. Ah, ho immediatamente ammazzato subito. Levata subito il bonus che c'avevo. Guarda, che tanto è che stava di lato, me lo fa ammazzare. Infatti, ci sono riuscito benissimo, benissimo. Vai, vai, questo è un livello che non mi piace, infatti l'ho fatto tutto un fiato, ragazzi, senza pensarci. Allora, terzo item, vedete, adesso la stella l'ho presa, la stella con la stella, e praticamente potevo pigliare 5 vite, invece ne ho presa solo una, se pigli 3 stelle e 5 vite. Forza e coraggio, ragazzi, forza e coraggio, eccolo qua, sfidona, sfidona, Anton c'ho niente a pigliare, vai. Chiappamolo subito, non ci famo pigliare dal panico, e prendiamo il nostro bella, la nostra bella stella che ci servirà per dopo magnato, come diceva nonna, accennambo dopo magnato. Allora, vediamo qua. Che ci abbiamo, ecco, vedete qua c'hai gli item, puoi scegliere praticamente, e adesso però io non prendo la stella, andiamo a fare sto livello che qua ci sarà sicuramente da incazzarsi come bestie. Che genio, ragazzi, Miyamoto, grande genio, insomma, e questo è uno dei più grossi capolavori in assoluto mai usciti su un 8 bit, assolutamente. Poi qualcuno sicuramente mi dirà, perché non quella è la vita, ho fatto l'urlo un po', mi dirà insomma che non condivide questa mia opinione, che ci troviamo di fronte a uno dei più grossi capolavori dell'era 8-bit, però comunque sia, ha fatto la storia, quindi in qualsiasi modo, e che me che tanto mi fa ammazzare, bisogna rendergliene conto. Oh, e che me che casco di sotto, vai. Chiappamolo, e no, Ale, porco il diavolo, io l'avevo fatta, invece mi sono fatto un mazzà come un babbeo con 3B. Vaffanpanino te per non di peggio. Allora, niente, il brutto di questo gioco, come di tanti altri della saga di Marione, praticamente è che mori a fine del livello e devi cominciare da capo, non ce n'è per nisciù, quindi bisogna solo armarsi di buona pazienza, oppure volendo usare un emulatore, che me dai? Ciao, ma vaffanculcomo. Usare un emulatore e utilizzare i save state, i salvini, come si dicono. Allora, arfamoci, Ale. Famoci una trova, mi raccomando, eh. Adesso, buttiamoci il QC alla meglio, come sempre. Vai. Sta calmo, devo sta calmo. Grande, forza. Stellona, grandissima stellona con 1000 punti di bonus. Forza e coraggio, ragazzi, forza. Allora. Eccolo qua, andiamo a fare carte, questo è un altro bonus. Flip over any two cards and see if they match. Vabbè. Allora, vedete, dobbiamo scovare le cose uguali, niente. Prima persa. Giusto per culo, una volta non è che ci poteva un conto. Oh, oh, che sia lodato. Proprio una botta del suddetto culo. Oh! Era questa, sì, grande, grande.
Niente. Finito, quando sbagli due volte, ragazzi, vai a cantare con l'angeli. Facciamo anche questo. Allora, pick up qui praticamente è un bonus che prendi apri una di queste scatole e piglia qualche cosa che ti può aiutare nel tuo cammino. Che ci dà un altro fiore? Che c'è 60 fiori? Mica posso mettere su un negozio di fiori. Allora, io direi di andare a prendere un fiorellino perché non ce l'emmo e andiamo direttamente in the castle. Oh, it's terrible! The king has been transformed! Come miseria! Please, find the magic wand. Ok, lo findiamo, troviamolo, findalo. Allora, andiamo a fare la prima nave, che sicuramente adesso mi farà una bestemmia perché non me la ricordo. Questi che spara. Mettete ciovale, puccete. Anzi, Mario, vai, dammi una pistolata con questi cazzi, con le bombe. Oh, levete. Qui praticamente, ragazzi, dovremmo, vedete, con lo scrolling praticamente che non puoi modificare perché scrolla lo schermo assolutamente da solo. Ah, vedi, qua lo sprecavo, guarda, oh, so proprio una capra. L'ho sprecato e non mi ricordavo che c'era il fiore già da solo, quindi l'ho sprecato e potevo lasciarlo per un'altra cosa. Però tanto non è questa la recensione, il luogo per finirlo, ci sarà altri modi, altri occasioni per finirlo, magari ci famo una bella live. Forza che siamo rilasciati da piedi, adesso andiamo a combattere contro su bastardo infame. Dai, faccia entro. Sì. Grande. Eccolo qua, l'ho preso in mano, ragazzi, direttamente e andiamo a portarlo al nostro bel re. Vediamo un po' che ci dice. Macello qui, vediamo un po'. Eccolo qua. Oh, thank heaven. I'm back to my old self again. Thank you so much. Here is a letter from the princess. Andiamo a leggere questa lettera della principessa che ci dice. Ci dice: guarda, che stasera non posso venire a casa, arriverò un po' più tardi. Oh, se vedi un fantasma, praticamente stacci attento, stacci. Eccolo qua, e siamo a livello dei piramidoni, super piramidale. Qua praticamente vedete, qua ci vuole una chiave per poter passare dall'altra parte e noi andiamo a fare invece con scioltezza, con nonchalance, andiamo a fare il secondo level. Occhio, visti ragazzi, è una stronzaggine veramente che chi c'era, chi l'inventa, se l'inventai in mia moto in persona mi sarebbe da menaglie. Eccolo, vai. Pappapam. Vai, saltone. Occhio. Forza con la stella! No, no! Che madonna è? Non mi ricordo, ragazzi. Non me lo ricordo più sto gioco, si vede? Come si fa a qui? Non si fa? Non si può rompere quelli, vero? Mi sbaglio con Mario Land? Non si può rompere qui, sì, cazzo, oh, ero sicuro che si poteva rompere. C'è un modo per romperli, soprattutto i coglioni. Vabbè, vaffanculo, non andiamo avanti perché non mi ricordo come si fa. Eccola qua. Mamma, già pia un po' di sordarelli che non guasta mai. Occhio, vai, si continua, si va avanti. Indietro non si torna, come diceva qualcuno. E che due? Forza che se morirai. Dai, da! Mi sono sbagliato, porca Eva, sta stella. Poi, appena l'ho detto, quando tocchi sull'angolo tutto in corsa, te pira, stella non l'ho pigliata più. So veramente, mi porto sfiga da solo. Andiamo a fare carte, andiamo a fare carte, andiamo a fare carte. Sì, lo sappiamo. No, i carte, scusa. Allora, fungo. Grande funghetto, funghetto, non l'ho chiappato. No. Sì. Two up, due up. Abbiamo preso praticamente due vite. Forza, ragazzi, che siamo avanti con Super Mario Bros. 3. Per chi si è messo in collegamento soltanto adesso su Starajoki 1980, stiamo recensendo. O io dico recensioni, però ogni tanto qualcuno mi fa notare. Ma recensione di che è un gameplay? Esatto, è un gameplay con qualche informazione che cerco di dare, però ecco, non è.
grandissime cose, però quello che mi ricordo mi piace, insomma, condividerlo con tutti quanti voi. Quindi le chiamo per questo motivo le recensioni di Alex. Quindi dicevamo, stiamo alle recensioni di Alex, numero 179, oggi 178, non mi ricordo adesso, non ce l'ho sotto mano e non mi ricordo che numero sono arrivato. E niente, parliamo del grande, grandissimo Super Mario Bros. 3, versione per Nintendo, per NES. Perché poi è uscito, come avevo detto, anche sulla raccolta Super Mario All Stars, praticamente, che è del 93 se non sbaglio, che c'è anche per esempio per Super NES. Allora, che c'è per Super NES, non so se c'è anche, insomma, che c'è anche per altri formati. Forza, ecco. Occhio, Francesco, chi c'è chiappa subito e c'è mazza immediatamente, non ci fa di manco cazzo. Eccoli qua i fantasmini che c'è già la professoressa lassù, la principessa, no, professoressa. Praticamente se te gli giri le spalle, lui viene, se te giri e lui lo mandi a quel paese. E la faremo? Non mi fa monta su? Ah, non mi fa già monta su un attimo. No, principessa, non mi fa già monta su sul tuo, eh. Allora, occhio. Vai. Occhio, fra. Niente, lì sotto non c'è una mappialla, Qua dobbiamo fare così, in modo che il fantasma sta fermo. Se va a morire ammazzato lui che c'era messo. Vai. Occhio! Mamma mia, mi ha sfiorato, mi ha fatto rubello, mi ha tagliato la coda. Ma praticamente mi ha sfiorato la coda. Guarda questo, Vai, 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 vai. Vai, 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 vai! Porco diavolo! Sì. Po, un'altra non la potevamo fare di merdata. Niente, mi ha portato all'inizio. C'è moro, chi c'è moro? Chi c'è moro già lo vedo. Una. Due. Tre. Grande, grande, grande. Gliel'ho fatta, se no tocca a fare tutto. Forza, andiamo avanti. Quant'è che gioco, ragazzi? Non ho messo manco un timer, non ho visto niente qua giù. Non vedo un cavolo, forse sarà un quarto d'ora. Dai, fammi un altro, qualche altro minuto. Proviamo ad andare avanti un altro pochetto. Qua c'è un tubo. Io lo prendo. Eccolo qua, qua c'è uno dei primi Warp Zone, chiamiamoli Warp Zone, anche Warp Zone, non so come si dice. E andiamo a fare un altro dei bonus. Allora, dacci qualche cosa di buono però, Francesco, perché chi... Sì, sì, questa voglio via io, ah, prima. Oh, la fiora, sì, la fiora, la... la foglia, la fiora, la flauna, la flora e la fauna, la flora. Allora, torniamo di là. Questo, ragazzi... All'epoca sul NES mi ci sono finito i polpastrelli, veramente ci ho giocato tantissimo. Allora, piamo un attimo. Vai, trasformiamoci. Forza! Che madonna ho fatto, ho piavo pure la cosa. Me la si fa, ho fatto un casino, ragazzi. Ho sbagliato, piavo sia... che poi c'era chi, ovviamente. Che me che poi casco di sotto così, men che non si dica. Ardecchera, vai, vai, questa ci può... un po' aiuta perché io, ragazzi, so una capra veramente. Guarda la madonna, guarda, 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 fammi passare, vai, che c'è chi? Chi la fionda un'altra volta, come ho detto prima. Pa 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 pa. Porco diavolo, porco diavolo, porca miseria. E dai, no. Occhio che mi ammazza qua su. Fammi gennare uno dei pochi segreti che mi ricordavo. Au. No, Ale. Stamma mia, non ci stammo proprio con la testa. E chi adesso? Mi è avuto ciò così all'impazzata. Non gliel'ho fatta. Impazza. Au. Niente, mi sono autosuicidato, ragazzi, in un loop ormai famosissimo per me, che va facendo sempre le stesse cose. Allora, abbiamo... che piamo, piamo. Ah no, allora sono una capra. L'ho detto prima che qua su c'era la cosa appena su. Niente, sono un capro. Foglia, non mi ricordavo, raga. Niente. Vai! Vai! No, e dai! Ma pare che ce l'ho apposta, guarda questi. 28 soldi. Niente, mi ammazza altro, Oh, gliene ho fatta. Ah, non faccio chiappa una volta. Vai, vai.
Vai, 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 giù, scendi, scendi. Scendi da mai, cingo da mai. Vai. Che poi scendiamo anche noi, eh. Niente, niente, non si scende. Scendiamo su qua, dai. Forza e coraggio. Oh, mo finito il livello, via. Grande, stellona, gigante. Allora, ci abbiamo 9 vite. Io direi, ragazzi, che non è che vi posso fare 40 minuti. Poi ci sarà modo di giocarlo, chiaramente, come sapete. Poi nel Ardeckere. Questo l'avevo visto qua. Col cazzo. Oppela, scusate il termine. Eccolo, eccolo, l'avevo visto, allora mi ricordavo. Questo è andata bene. Che c'è, niente, 10 lo ritrovo, niente, te pare una sfiga, ragazzi. Dai, dico, ci sarà modo di giocarlo in un'altra occasione. Andiamo a fa un attimo, torniamo a provare a ammazzarlo e poi se vedemo alla prossima occasione. Grande, che ci dai, che ci dai, apriamo questo forzione. Il carry on importantissimo, poi per andare avanti. Forza, forza, che ci darà una mano. Allora, ragazzi, niente, è 20 minuti che giochiamo. Posiamo il pad. Allora, questo è Super Mario Bros 3. Siamo alle recensioni di Alex. Anche oggi ci siamo fatti due belle risate. Spero per voi. Ci abbiamo giocato un grandissimo classico del 1988 per versione NES, uscito nell'88, come ho detto prima, in Giappone nel 1990, in America e nel 1991 nella cara vecchia Europa, ad opera del grande Shigeru Miyamoto. Shigeru, io non ho mai capito come cazzo si dice. Comunque, Super Mario Bros 3, recensioni di Alex. Siamo sempre qua, Sala Giochi 1980. Un caro grande saluto a tutti. Ciao!